televisivo appunto di quello di Fabio Ravezzani. Ero ospite io, è intervenuto l'onorevole La Russa, si discuteva le dichiarazioni dei politici, io dicevo secondo me non vanno mai fatte, e su voglio dire così da tifosi, non che non si possa esprimere un politico, perché allora si condannavano Gasparri, dovevano condannare anche La Russa, insomma discorsi erano interisti e cose del genere. È intervenuto il ministro La Russa che ha detto, equivocando quanto avevo detto io sulla sua dichiarazione, ha detto chi è il signore Abbronzato, l'avvocato Zampini, è pure avvocato, e ha cominciato a dire io sono Juventini, la morale non l'accetto. E questa è una cosa più grave secondo me, perché ha messo in mezzo non solo me, che mi tocca relativamente la cosa, ma ha messo in mezzo 14 milioni di persone. E allora io, qua abbiamo uno dei più grandi rappresentanti del partito, poi della Russa, per quanto adesso sia Ministro della Repubblica, quindi di tutti noi, di chi l'ha votato e di chi non l'ha votato, e dovrebbe avere più rispetto, quindi questo già lo dico io, ma vorrei sapere un'opinione di Daniele che risponde su tutto e non parla. Intanto io guarda, non mi tiro Che ha visto il indietro. filmato su YouTube, Sì, no? ho visto il filmato su YouTube, intanto. Detto fuori dai denti, sei stato bravissimo e questo va detto. Credo che tu abbia mostrato come si possano dire delle cose nette, con stile, con voce bassa, con serenità e anche col sorriso. Questo va detto Ti e ringrazio va del... ribadito. Dopodiché è vero che sei avvocato, è vero che sei abbronzato No, sono un po' scuro, e ha anzi, non... messo il me ne cumulo vedo tra delle 2 mesi. cariche, e ha messo il cumulo delle cariche tra avvocato e abbronzato. Scherzando, perché voglio sorridere qui, Certo. credo che tu possa anche ringraziare La Russa che ti ha fatto da ufficio stampa alla grande, sei l'unico avvocato abbronzato che ha come ufficio stampa il ministro della Sì, difesa. Ah, okay. perfetto. Detto questo, ti garantisco che per La Russa, per il mio amico La Russa, vale quello che Jessica Rabbit diceva di se stessa. Non sono cattiva, mi disegnano così, a volte lo disegnano così. Si è fatto trascinare, è pacifico, ha parlato con la casacca del tifoso e non con la giacca del ministro, ciascuno può giudicare. Ti racconto un retroscena che però è divertente. Ah, è noto a tutti, io non sono tifoso, ma da anni sostengo la tesi garantista su Moggi, su Calciopoli, eccetera. Naturalmente in quest'ultimo periodo i dibattiti sono un po' accesi e mi è capitato 2 o 3 settimane fa al processo di Biscardi di avere un confronto con un po' di interisti, eccetera. Esatto. Il mattino successivo incontro il ministro La Russa, che è anche coordinatore del mio partito, che simpaticamente mi dice: vabbè, ma è esagerato, ma cerca di moderarti. Ma c'è. E io dico: ma come? Io sono un garantista. E ci siamo lasciati sorridendo con, diciamo, un simpatico rimprovero da parte sua e un simpatico controrimprovero da parte mia. E un reciproco invito alla moderazione. E dopodiché lui 2 settimane fa sta cosa con te. Come funziona sta cosa? No, invece, detto questo. Vengo alla questione politici. Secondo me i politici come tali meno si occupano di potere sul calcio, meglio è. Io ve lo dico con molta franchezza, a me l'ipotesi commissione d'inchiesta, eccetera, mi sembra una di quelle cose che purtroppo poi non si farà mai, che non solo non si farà, ma quando anche si facesse diventerebbe la tribunetta in cui i romanisti fanno il comizio romanista, gli interisti fanno il comizio interista, i milanisti fanno il comizio milanista. Io sono molto più favorevole, uno, al fatto che ci si esprima. Io non sono tifoso, ma parlo chiaramente, esprimo tesi garantiste fuori dal calcio, le esprimo dentro il calcio. Mi danno fastidio quelli, diciamo, come un giornalista stimato come Paolo Liguori, che fa il garantista tutta la vita su alcune cose e poi Bravo, improvvisamente questo fa ti fa. l'antigarantista su alcune cose. Anche qui si scelga un criterio. Beh, perché Vuoi Paolo fare. Liguori ogni tanto viene fuori l'anima di lotta No, ma io, continua guarda, no, e poi dopo viene fuori invece quella io ho un più grandissimo. moderna, no? Io sono l'ultima. Quando si tratta Io, guarda, di oggi è ho un lotta continua. rispetto assoluto per tutti i percorsi politici. Non capisco solo quando uno fa il garantista su tutto meno uno, no? O il Il giustizialista doppio su tutto, periodismo. il doppio pesismo di cui dicevamo prima. Io sono favorevole, uno, a che i politici si esprimano come cittadini mettendo la faccia, possibilmente anche contro i loro interessi. Io non sono tifoso, però a me piacerebbe vedere un tifoso della Roma che parla contro la Roma, un tifoso della Juve che parla contro la Juve, un tifoso. E questo, ahimè, non accade. Secondo, con una pioggia di interrogazioni e interpellanze Ecco. sulle cose che dicevamo prima delle intercettazioni. Interrogazione numero uno: perché un PM dice in aula piaccia o non piaccia? E Certo. poi, interrogazione numero due: perché? E su questo, Perché non la fai? amico No, no. mio, Ah, no, amico mio, io non sono in Parlamento, metto la mia certo, la fai, faccia, scusami, no, intendevo parlo. dire No, perché no. io dammi atto che, diciamo, in epoca non sospetta. Però Cioè, era un dire detto perché non. questo, io sono perché voi scuoiate vivi i politici su questo, di destra, di sinistra.
di centro, di sopra e di sotto. E aggiungo, qui sta la vostra vittoria, uno, e due, mi perdonerà Fulvio Bianchi che è un collega, che è un giornalista di valore, eccetera, voi dovete scuoiare vivi anche i giornalisti, i grandi Soloni, dirò qui con rispetto per un giornalista che non è presente, figurarsi se polemizza, ma il palombismo, no? Inteso come da Ruggeri, cioè, il, caso. Il palombismo. Antonello ha avuto un palombo, questa cosa, un simile al mio, ecco, questi grandi profeti, eccetera, che poi però al primo contraddittorio si emozionano, al primo argomento si fanno prendere, ecco, voi dovete... Lo so, ma non ci prendono ancora abbastanza sul serio, no, ti volevo chiedere questo, Daniele, però scusa, però questo lo devo ai milioni di tifosi e non a me, perché la risposta a me, il ministro La Russa va benissimo, dice questo, si lascia andare, poco cortesemente, problema suo, non c'è nessun problema. Ma dai, vedrai che non mancherò occasione per stringervi la mano e sorriderne insieme, però vi dico anche, senza sopravvalutare, c'avete pure il portavoce del PDL che da anni dice, quindi voglio dire che in un grande partito ci siano opinioni e anche stili, eccetera, e cento fiori fioriscano, avrebbe detto il Liguori del 68, no? Però sai, un ministro, scusa se insisto, poi chiudo, perché non è che sembra... un ministro rappresenta veramente tutti, chi vota da chi vota Rifondazione, chi vota quell'altro, e sai quello che non deve dire, più che dire a me abbronzato o cose del genere, non deve dire io non mi faccio fare la morale, perché sennò veramente ti comincia a rispondere non mi faccio fare la morale da chi è amico di, Massimo, chi è amico di... Cioè, dove te la firmo? Questa te la firmo? Te la firmo, detto questo però, permettimi di dire, ti ho detto che c'hai ragione, più di questo... Tu sei stato, io ti apprezzo anche perché detto tu questo, sei, però, c'hai permesso di... Una telefonata meno felice può capitare a tutti, io sono convinto che non mancherà l'occasione per farvi una risata. Comunque io intanto già ringrazio te per questo, perché per 10 minuti hai risposto abbondantemente senza diplomazia, non è semplice, dopo devi fare una difesa di facciata invece... Ma figure.